Signore, quando vuole darci una missione, vuole darci un lavoro, ci prepara. Ci prepara per farlo bene. Come ha preparato Elia. E il più importante di questo non è che lui abbia incontrato il Signore, no, no, questo sta bene. L'importante è tutto il percorso per arrivare alla missione che il Signore confida. E questa è la differenza fra la missione apostolica che il Signore ci dà e un compito. Ah, tu devi fare questo compito, devi fare questo. Compito umano, onesto, buono. Quando il Signore dà una missione, sempre fa entrare a noi in un processo di purificazione, un processo di discernimento, un processo di obbedienza, un processo di preghiera. E così è la vita cristiana. La fedeltà a questo processo, a lasciarci condurre dal Signore. Il grande Elia ha avuto paura di una donna. E questo è tanto umano, non perché le donne siano cattive, ma era una situazione, era una situazione. Questa regina era una regina cattiva e ammazzava i suoi nemici. E lui ha paura. Ma il Signore è più potente, ma le fa sentire come lui, il grande bravo, anche ha bisogno dell'aiuto del Signore e della preparazione alla missione. Vediamo questo. Lui cammina, obbedisce, soffre, discerne, prega, trova il Signore. Il Signore ci dia la grazia di lasciarci preparare tutti i giorni nel cammino della nostra vita, perché possiamo testimoniare la salvezza di Gesù. Così sia.